Where am I? I'm in the middle of the sea. I'm in the middle of the sea. The entire ocean. I could have bought a boat. Why didn't do that? Would have been simple. Understand? No. I'm just enjoying the cold breeze. Or swimming in the middle of winter. For this entire time. With my husband. The ocean. And for what, you know? Because I want to explore the entire map. And the only one I'm missing right now is Skellige, which is the most. It's huge, okay? It's huge. And everything is in the ocean. Don't understand why all the treasure are just in the middle of the sea. Yeah. Can we enjoy the ASMR more? It's relaxed. Oh, and then it's probably freezing. It's probably freezing while I'm here. Which is in the forest? No, it's in the art. I see. I'm exploring. Crisandro, bentornato, e sono contenta che tu stia usando le emotes, che non so perché Twitch ci ha messo dei giorni per approvarla. Io boh, forse sembrava qualcosa di inappropriato, ma... Grazie per i beat, come sempre, sei un tesoro. Come stai, come va? Oh, I'm in the middle of nowhere. Proprio nulla. I think it is more appropriate to change the name of this live stream as ASMR was going to say, but nope, it's fight time. Whoa, let's reduce this volume, whoa, it was too high. Whoa. This treasure is mine, dude. It's mine. Give it to me. Now, your organs are mine. Let's see the treasure. Okay, not that much. There's nothing more in this island. Go here. What can I find? You were living gold by yourself. I believe it. There's nothing more. Back. Sarà pure qualcos'altro. Vuoto, desolato, anche gli animali. Perfetto luogo per un misano. Ah, se ci fosse il wifi ci daremmo. Questo sarebbe stato il luogo perfetto per un tesoro, per un luogo del potere. Ma no! Non ho messo niente. Oh. Disappointed. Okay, as you may see, there is still a lot to explore. But I'm going like a spiral, okay? So, I started from here. The match. Then I will go here. Then I'll get closer to the center. So, it's
Oh, there's a boat here. Okay, okay. Then I may consider starting using a fucking boat. So I literally. Okay, next area. Dude. This is coming actually useful to explore all these parts, to kill the bandits, kill the. Oh-ho. What is this? That seems like a Witcher. Indeed it is, but it's not useful, so goodbye. Proprio piccola, tiny tiny. Goodbye, Lonely Island. I'm going to the Netherlands. Then welcome. Poi ho rivisto sia il primo che il secondo. E il primo è un trauma costante. Cioè, ecco perché da piccola non lo rivedevo così spesso. Perché nella mia testa mi ricordavo che c'erano un sacco di scene che facevano semplicemente paura. Per le musiche, per i colori. Invece il secondo è già molto più allegro. Oh, the cartoon is. Oh, is that a tree or is that a creature? I'm going to the north. Leave me be. He's following me. He's trying to draw me. Ma ciao boss, quanto tempo! Tutto bene, tutto bene. Ci sono nuove emotes e sto usando un nuovo microfono. Con lo stand, che è super comodo! E tu come stai? È passato tanto tempo, cosa fa? Wow, there is snow here. Like, different. Non lo so perché non ne ho idea. Cos'è? Tutti cosa? Ah, perché adesso si può. Ah, perché adesso si può chiedere di far pagare una chat? O se clicco poi. Proviamo con VIP. Fatemi il favore di scrivere un attimo così capisco se non ho fatto una stronzata. Scrivete, please. Teddy bear. Beer. Teddy bear. Ciao Franco, bentornato. Franco, permettimi. Io ti do un consiglio, poi fai come ti pare. Quei famosi 5 minuti non li usare adesso. Usali per una live in ASMR. Non usarli adesso mentre gioco con Geralt, mentre c'è Baccano, mentre c'è cose. Io ti consiglio di usarli in una live ASMR in cui mi ci dedico e tutte cose. Bravo, bravo. Sapevo che saresti stato. Anche se in queste zone è un ASMR pazzesco. Ok, prossimo. Qua non c'è più niente. Devo raggiungere questo posto, ma mi sono rotta, quindi stavolta io una barca la prendo, oppure esploro tutta.
Esploriamo così. Oh, sti emote sono così carini. Grazie, Cristina. Ho sentito il ghiaccio frantumarsi. Forse era un... Ma quella è la torre... Torre? Torre? Toro, torre. Torre. Quella è la torre di lato. Poi senza Artore... infatti, sì, dai. Purtroppo le mie live con... Quando c'è The Witcher, a volte c'è tanta gente, altre volte no. Come stasera, mi sa che siamo tra intimi, ci divertiamo noi. È che non l'avevo ancora scoperta quest'area? Fammi capire. Oddio, forse non avevo proprio esplorato questo posto e conosco questi punti perché comprai una mappa. I love the way they are showing the eye in this lovely green blue water. Goats? Those are goats. Geralt! Geralt! Oh, come on! How do I reach it? Geralt! Come on! Oh, thank you. Was it that hard? Okay. No, why? Ah! You can do it. You can do it, Genshin Impact style. Genshin Impact! Genshin Impact! Fuck you! You can do it! Good job! Oh, there was another way? There was... Oh, wow. I said right. Allora. Ma c'è una caverna. questo indica di solito un tesoro. Is there a treasure hunting session? No? Nothing. I think I've explored this. It's too empty. Are you serious? No. Wah. Okay. Huh, that was useless then. Yep. That's useless. Ooh, there's another path. I came from... Oh, I hear something. Hello? A troll? Ooh. Oggi ho visto un animo un po' triste, quindi adesso sono un po' giù. Ma va tranquillo, ci siamo noi a tirarti su, Crisandro, al tuo servizio. Qual era l'anime? Where did you go? Where did you go? Woof!
Ouch, ouch, ouch. Please don't fall. I need your. I need the stuff you're made of. Thank you. Non ho capito. Ah, non è l'anime che hai visto. Questa è un'altra uscita. Va bene. Un po' pericolosa quest'area. Anche attuale. Capisco. Ora capito di cosa stiate parlando. Oh, there's something. Another one. Che cos'è? Sapete che da un po' che non mi vedo più anime? Sarà che ho bisogno di roba proprio che mi tenga incollata allo schermo. Gli anime sono piuttosto lenti. Eppure un tempo ero fissata con gli anime. Li vedevo tutti i giorni per tutto il giorno. Ora, boh, faccio fatica a finire una stagione. Where am I? Come on. Good boy. Okay. Nice. Goats! Hello. Are you coming from the Cult of the Lamb? No? That's another game? Damn, you're ugly. Immagino. Ma di cosa parla? Oh, wait, I remember this area! Yeah, I remember! Did I explore it, but... Okay, I wasn't supposed to come here, I don't know. No, I need to get down! How do I get down from here? Okay. Don't fall. I asked you to not fall, but maybe it has been a good idea actually. No. No, you will fall for sure. No, maybe from here you can sweep down. No, I think I'll die. Yeah. Why? Let me save. No. Hello, I did it. Vehicles are called the Legion. Oh, it's like a political anime kind of. Ah, oh, what? Fuck it. What is happening? Is this happening for real? Yeah? Is this happening for real? Great! Whoa! Bravo Geralt!
Te la sei scampata. Quelli mi inseguono ancora, bastarde. Non mi interessate, lasciatemi in pace. Ora come esce? Devo arrivarci dal mare. No, ma muoio, no. No, muoio. E chi sono i protagonisti allora? Ora un modo per scendere. Ok, I remember I was here first. Do I really need to reach the sea? Okay. Let's go here for now. Dalla trama mi sembra God Geass. Hello, is there somebody here? Hello? There must be a reason why they call this the abandoned village. But I can't tell what. There's nobody. But why they would call this the abandoned village? Well, can't guess. Let's move. So, I have been in this island before. I even found a treasure here. Okay, let's try to go here. Faster. Come on, Roach. We can do it. We can explore anything. Quindi i ragazzi soldati sono mandati a morire. Ma ragazzi o ragazzi e ragazze? Aiuto, non ti bloccare. Guidare rotiglia Skellige è un incubo. Oh sì, mi ricordo, sono stata qui per la quest. Sì, sì, che ho aiutato i figli. Ciao Stray Boy. Oh, this island is completely abandoned. Fucking finally! Let me get a boat.
What are you doing, girl? You're a disgrace for my reputation. You know that, right? I hope you know. You're a disgrace. Okay. Please, let's not ruin this boat. Please. Why all of you? He's attracted by me and my boat. Don't, please. Don't. Get lost. My boat is cute as it is. Without you. Okay? Thanks. Wow, how many sirens are here, huh? Oh, piano! Where is she? Where is she? Come on, come closer. She came closer. Oh, can I take your treasure now? Thank you. Nice. Allora, sono usato un momento che ho capito che sono cosiddetti dei porci e rimandano a morire in guerra. Noi saremmo ragazzi di fatica di gioco, ragazze. Però pian piano tutti. Oh mio Dio, ma un Battle Royale o cosa? Io adoro i Battle Royale. E per la cronaca sto leggendo il manga Battle Royale. Mi sta piacendo un botto. Per quanto ci creda poco che dei ragazzini delle medie abbiano la stessa... abbiano lo stesso aspetto fisico di ventenni. Ragazzini non liceali, delle medie. Eppure, sia nel manga, vengono disegnati come se fossero adulti. Ok. Get up. Allora, I love these water drops. Where is this? Like, I'm here. Oh! Okay. Turn around! There it is. There it is! Yara. Okay. Huh? What do you need to do?
scendo qua prima che mi rovino la barca. That seems like a treasure. Gimme, gimme. No! Torna su! Ok. E stai giù! Checca! No, dai, non mi dire che... No. Torni in... Ah, ma sei il lato sbagliato, ecco perché. Yeah. Allora... Chiunque... Chiunque, dove andiamo? Andiamo di qua. Alla prossima live. Va bene, non vedo l'ora. Aspetta che ci sia qualche spettatore e poi prossima live hai il mio benestare. Ti pronostica un viaggio lungo. I can't hear you. I'm going to ignore all this out. I don't need to. Go away. Shh. Oh, I don't move that fast with the boat. I could have done this swimming. It would be the same thing. I'm disappointed. Non so perché, ma adesso ho raggiunto questo traguardo sono così felice. Perché lo aspettavi da chissà quante live, eh? E 10.000 punti. Sono uno scherzo. Ed che ci è arrivati. Bella ghiaia. Well, how long you gonna make me wait? Where is it? Where is it? There! Go down! Go down! Yeah. Ooh, nice, nice, nice. Ooh, there's more! Please! Please! Resist! There's another one! There's another one! Go there! Go there! Go there! Yes! That's an actual treasure! Ah! Ho perso la live da allora e l'ho guardata tutte fino alla fine.
Non è che adesso smetti, vero? Non è che adesso che sei riuscito ad arrivare il sogno, a raggiungere il sogno di ogni uomo per bene, smetterai. Però che caro che sei, l'hai guardata dall'inizio alla fine, grazie, Franco. Lo apprezzo tanto, sei proprio carino. Entra! Geralt. Intento, andiamo? Oh. Oh. Sali! Geralt. Che fita! E muore. Allora. Andiamo. E poi ancora. Oh, ma perché non usi gli emotes? Voglio vedere più emotes in chat. E sono carinissime. What? Ops. No, scusa computer, scusa. Non clicco più questi tasti, scusami. The wonderful sunshine. Okay, now. Hey, where is the treasure? Where is it? Hey, I can't see the treasure. Oh. Grazie. Vedi, è tutto, rendono tutto più colorato. Ora, dove cazzo è il tesoro? Oh, eccolo lì. Il mio vero tesoro. Siete voi, chat. You're my real treasure. My chat. Drowners. As always, I eat chocolate. Do you see they're all in the sea? That's annoying. But we can make it. We can make it. Al latte, Milka, mi sento. Dammi uno salutare. Alla più buona. Ooh, new area. That's a new area. Great. Ooh, bet I'm gonna find some receipt for some new armor. Okay, let me guess. There are going to be a lot of raids, a lot of ghosts, right? Eh?
kidding me? What? Hey! We should fire this up. Light up, light up. Come on. There's definitely more. Come on, there's definitely more way. Okay, let me see if where was it? Was a lamp, right? I remember I had a lamp. Where is the lamp? What is this sad music? All of a sudden, okay. What? Where's the magic lamp? Come on. No. Don't know what else to do. It's unbearable. Why? What am I missing? Come on. Come on. There's no way. Posso almeno sarebbe stato possibile. Assolutamente no, perché le case giapponesi sono piccole. A maggior ragione, avendo visto tanti anime giapponesi horror, a sapere che c'è un fantasma, perché dovrei? Per il gusto di dire io ho una casa in Giappone, perché? Serio, perché dovrei vivere in Giappone? È una realtà completamente diversa da quella a cui sono abituata. Perché dovrei abituarmi a una nuova realtà? No. Direi di no, anche perché... Cioè... Già solo per andare in quella casa dovrei spendere un botto in biglietto aereo. Anche case di quello stesso. E i soldi del biglietto aereo non me li risarciscono loro. Pali gap. You know what? I'm gonna look for why... Everything is blocked in the area. Pali gap. Pali gap goes to... Wait, it was used as secret lab by Avalak to study the secret series powers. What? Oh, so maybe you need to explore this cave way after the story. Oh. Hmm. So I think that I need to explore this later. Per fare amici. Conosco un personaggio Disney che si è fatto degli amici ultraterreni e non è andata bene. Che ho gli amici della... Dove ho messo il...
Ah, ok, mezzo male. Au! L'ho fatto male nel mio spirito. Hey, Jinxie, welcome back! Yes, indeed, we're here to explode your time up! This way I'm level up. Level up. Sorry, computer, sorry. I'm a bad girl, sorry. I won't do that with your killer. Però mischiare i tasti è il cucciolo. Remember, favorites, you may consider subscribing. You can get new emojis. Plus, these live streams with no advertisements. You may consider that. Oui. Okay. Hey! Fuck you, and fuck you too. Wait. Did this even work better than I did? Probabilmente chiunque altro, ma tu sei speciale o... Non dimenticarlo mai. Cazzo, sto morendo. Cazzo, no! 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 Oh, meno male. Amo. Vista brutta. That would be a bad situation. What? 1, 2, 3, 4. There were 4 of them. Which one? Oh yeah, there is my throne gift as well, if you want to share some appreciation. Buy me some gift. Some presents. Next area, please. Oh, you're soaked. And you're great, great. I hate the fact that these islands are just island and the major of the treasure are all in the sea. Like, look here! Everything is in the middle of the sea. Che si fa? E a parte dovrebbero esserci reels. In realtà ci sarebbe da finire Dragon Egg. È che l'ho interrotto perché mi si era distrutto il PC. E purtroppo, a differenza di The Witcher, che c'ha il cloud... What is that? What? Wow! That was a whale! Wow! Wow, that was so cute! A whale! Wow! 10 out of 10. This game is precious. There is a fucking whale! It's so gorgeous! Sì. Purtroppo Dragon Age Origins è un gioco. È un gioco vecchio. Oh, grazie! Thank you, bravo! For your subscription! Lovely, lovely. Thank you. Grazie, bravo, grazie. Grazie mille. Per il terzo mese di fila ti sei riabbonato. Ma che amore! Ti adoro. E dicevo, Dragon Age, essendo un gioco vecchio, Dragon Age Origins, e ho dovuto cercare... Non avevo più le partite, da nessuna parte. Perché erano nel computer. E quindi ho dovuto cercare dei nuovi salvataggi.
magari qualcuno che avesse fatto più o meno la mia strada. Li ho trovati, però devo rifare le quest con gli amici, perché quelle non so perché il tizio non le aveva fatte. Però appunto ci sarebbe da continuare quello, se non fosse che con The Witcher, come vedete, sono un po' indietro e quindi volevo recuperare un po'. Adesso ci penso il segreto. Se non ti riabboni non puoi usare poi il premio. Ops, sbagliato, non perdere ossigeno. Allora, uno. Ops. Love these deep waters. I didn't think about it. A good new horseback, right? Which is useless. Get on it. Okay, now where's my boat? There. What? Whoa. Okay. Ma che fastidio! Ma cosa dici? Qua si scherza alla fine. Io ti voglio tanto bene. Allora, aiuto. Questa è una... Ok, where am I? In the middle of nothing. Perfect. Ok, it seems I've explored this. Ma sono loro che mi massacrano. Sono nel bel mezzo del... Dovrei essere con mia figlia, invece sono... I should be with my daughter, with Siri, but now I'm here to explore the entire continent just so that I can level up doing this. Bravo, tu compreresti una casa in Giappone se fosse infestata? Dicono che costano molto meno. Io no, perché già solo il biglietto per andare in Giappone costa. Quelle sono... No, non sono sirene volanti, sono sirene. Punto. Sono proprio sirene. A cui hanno messo lo stesso verso dell'arco. Oh no, how do I get up there? Tu compreresti una casa anche se infestata? Wow. How do I reach that? How? Ooh, it seems like a nice area to explore. It seems like there's somebody there. Hey, nice. There's somebody. Pirates? Oh, okay. That's an island of pirates. Okay. Oh, new area! Cool, yeah! No! Yeah, let's kill each other! Oh yeah, I'm in GM, I'm so much fun! Yes! Ah, born! Ow. We'll fix you, so don't you fret. Ah! Thank you.
going to be a fun area to explore. Lo dico amici ultraterreni facili fa. Bah! Bah, io certe amicizie non le voglio proprio in vita mia. Shut up! I'm sorry, doggo, but you were going to kill me. You understand. How do I reach it? Oh, from that bridge, I guess. Halt! Tipo sconquistato, quindi davvero? Hai visto fantasmi o attività paranormali? Che poi ho notato che l'attività paranormale in Giappone riguardano tentacoli. Sempre. Una figura oscura che ti fissava, forse era tuo padre. Poi quando in realtà siamo nel dormiveglia vediamo creature che in realtà poi non ci provano. Che a me è successo di vedere una persona fissa in camera mia. Poi spalanco gli occhi e vedo che era la mia tenda. Oh my god! Oh no! Dogs are just useless. Well, I'm coming for you, so you can stop fucking. I'm coming for you. There's some yes, there's somebody else. So this is the Aero Pirates, so there must be yes! Scuola dell'orso! Scuola dell'orso! E vai! Yes, 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 yes! I knew that! I knew that! Oh, now they're... Hey, I killed all your friends! Not disappointed, are you? Come on. You are in your underwear. Bye. Why explosive? Era una secola davanti al mio letto, ho fissato il piede in mezz'ora circa ed ero sveglio. E se fosse stato un sogno? Sleep paralysis. Qui io credevo che la paralisi del sonno fosse che tu stai sognando e sogni di essere immobile. Cioè come se tu fossi sveglio nel tuo letto ma immobile. E invece ho scoperto che in realtà la paralisi del sonno sei tu che sei sveglio ma il tuo corpo non si muove. I've actually found out that sleep paralysis is when you actually wake up, you're actually walking, but you can't move, your body won't move. That scared me. Nice match. Hey. Okay, now. Here it says there is a treasure somewhere. How do I get there? Sveglio ma il tuo cervello. Poi i nonni loro vanno a casa vicino al cimitero del parco. Huh.
Okay, nice. Whee! Huh? Nothing more? Only death is awaiting me? No, there's more. Okay, nice. Hey, wait. Interessante sta cosa fossero vicino al cimitero. Che odore. Ma non di notte. Cioè, non c'è stato. Are you kidding me, Geralt? Geralt! Come on! You're fucking Witcher. Come! Can't believe it. Why? Come on! Not the heart! Why? There's definitely a way there. What? Do you see? It's easy. It's easier than what he's showing. Sì, vabbè, devi pure... Cioè, ora non ti sto credendo più. Why, Geralt? What? If this is good... I can make... Yes! No! So close. Ha-ha! Made it! There's nothing. No rewards. Nothing at all? So maybe I wasn't supposed to go there. Huh. Surprise enough. Close. Quello non sarebbe l'ectoplasma? Un attimo, dice che è qua sotto. Come raggiungo l'area di sotto? Nothing, huh? There are them plans that. What am I missing? I need to find a door. This is closed as well? Why? Do you need to find the key? Do you need to find the key? Okay, let's look for the key then. Although it didn't say that I need a key. Usually when they say that it's closed, usually they will tell you, you need a key, but in this case, they didn't. They just say that it's closed. Which is suspicious! Un'esperienza. Beh, in realtà non lo so, cambia la vita. Hey, but you says there is some more pirates somewhere. Where did I find them? Yeah, I've been here. Okay. Huh? Whoa, good job, Geralt. Yeah, it was pointless, so... Whoa! Cool. Nothing changed. Whoops, sorry. Meant to hurt you.
Oh-ho! Maybe... Oh-ho! Found it! Yes! Fucking final. Okay. Sono fiammelle... Io quando leggo fuoco fatuo, penso ai giochi di ruolo. When I see the word fatuous fires, I think of roleplay game. In effetti ci ho fatto caso. Tutte le attività fantasmatiche avvengono sempre d'estate. Ma perché? Loro lì. Give us all you got! Where is my treasure? I want my treasure! Give me treasure! Yes! Yo! I guess I'm very close. Is there a door here? No. That's enough of that. Need a key, huh? Another key. Shit in here. Oh! Whoa! Whoa! Where are you? Faster! Oh, there it is, the key. Okay. Hey, shut up! Why it didn't work? Hey! No! Come on. Hai detto che era un uomo, quindi no. Mi stai dando dell'uomo? Peggio, assumi il mio gender. Yes! Sky cells. Nice idea for a prison without bars. Shame he didn't know how to fly. Ooh, this is a prison without bars, but the only way to escape is there. And I can't imagine how cold it would have been. Whoa. Nice. I was hoping for the receipts to make some armor, actually. Nothing, really. Oh, maybe. Nothing about you. Meh. Kinda fine, I guess. Dovevo essere una donna o no? Sono fretta. Nice and cute ferret. This island was interesting. It was really, really fun to explore. Okay. The stairs. Yeah. Get out. Posso sembra il castello della valle. Infatti, io adoro i dungeon, adoro queste cose. È un peccato che
I dungeon in questo gioco sono gestiti di merda. Cioè, non li trovi o ti perdi. Capisco che sia un open world e quindi il fatto che ti perda possa essere normale, ma dall'altro anche no, cara. Sì, sì, tu accumula. Vi paragonate i punti civici, che carini. Artorias, ciao! Quando sei arrivato? Che bello vederti. E whoop! Vabbè, ora che vi fate la combo, che li attivate tutti, così dico a Rara per un'ora. No. Oh. No, ma non lo fareste. Vero? Beh, ma qui c'ho da aggiustare gli Quando è arrivato? Io non me ne sono accorta. Oh, non... You wouldn't do that, right? To use all your channel points? No. Another treasure in the middle of the sea. Who would have guessed that? Tra l'altro, cantando donna un soldo al tuo streamer e mi ha ignorato. Perché stavo affrontando dei pirati, scusami. Scusami. Dai, per te. Per te farò una rara completamente gratuita. Arara. No, not all. I said arara. Not all. That's different, Garrett. Do you really need to teach you everything about how to be the perfect waifu? Yeah. Just like it now. It's arara. Not. Blah, blah, blah. What are you, a Morlock? Blah, 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 blah. Two of them only? Nah, ora non scherziamo. Anche perché, Franco, se io facessi 5 minuti di arara per una persona che non ha accumulato i punti... Ah, non rosicresti? Geralt per le grini di Rivia. Ma in effetti quest'uomo riesce a trattenere il fiato come... Cioè, io sarei già morto. Poi non so lui, cazzo. In video, perché ha fatto un'ara... Comunque, di solito su te sul furetto mangusta e qualsiasi misterio. Ehi, sono. Non ci confondiamo ora. Non ti azzardare, sono un furetto. Non ci confondiamo. Piangerei mentre. Nice. In this very moment, I think that the effect would have been such a great. ASMR approved. Another treasure in the middle of the sea. Who would have guessed? Ninja cat. Di Geralt adesso. Allora. Okay. Ok, mi ritiro. Ma no!
ma ho fatto un'ara! Non ho fatto! No, non ho preferenze! Non ho preferenze! Anzi, fammi vedere chi è che dona di più. Ok, forse potrei avere... No, sto scherzando! Non è vero! Io vi voglio tutti bene e rendete le mie live una gioia. No, figurati. Allora, quanto ho fatto? Io non ho fatto niente. Mamma mia. Però voglio fare molto di più. Quanto sono in là? Quella della... Per una volta tagli gentile come gli altri si offendano. Sei tornato, no. Che bello. Pensi che tutto così. I love this logic that when they are on the water, I can kill them with just one bow. Now, where is the treasure? Serviva proprio, eh sì, tesoro è qua. Purtroppo sono tutti in acqua questi punti del cavolo. Tutti! Mi hanno pure distrutto la barca, va. Tra un cadavere e l'altro. Vediamo se si... ma è stata più di 3 metri di profondità. Sì, penso proprio di sì. A parte che una volta sono stata con dei sub, quindi ho raggiunto una certa profondità. Un tempo ero pure bravissima a farlo per conto mio, cioè senza cose, senza pesi. Ora mi viene troppo difficile perché non ci sono più abituata e la pressione nelle orecchie mi uccide. Però da piccola già lo so. She got offended because I was complimenting the button. No. Oh, but this boat is for me. Whoa, this pitch darkness. It's so creepy. Thalassophobia is coming. Come ne sei uscito? Ne riscattiamo 5 minuti di Ararat. Ma tutti insieme? Se lo fate. Se lo fate come minimo mi dovete anche una donazione. Se lo fate tutti insieme. E conta anche se lo fate di fila. Fate i bravi. E poi anche le mie corde vocali. Le su.
c'è sta barca a mezzo. Eccola che avanza pretese. Io posso. Io sono la wife. No! Via! Dove sto andando? Non l'ho messo il punto? No, non l'ho messo. L'ho messo. L'opera per recuperare i punti per fare 5. Aiuto! Piuttosto! Voi sicuramente vedete molte più live su Twitch di quanto non faccia io. Che premi vedete di solito con Channel Point? Per curiosità mia. Premetto che io non disegno, quindi niente cose sui disegni. Poi sono riuscito a strappare la lag e sono rimasto. Wow, complimenti. Questa è la volta del canale, non ti dà certe. Che mi dà? Che non funziona. Fermi tu. Vabbè, non ho capito. Io sono la regina. I'm the queen here. So yeah, I can do whatever I want. Ora stavo dicendo. Voi vedete più live di me. Gli altri. Le altre, insomma, che cosa mettono nei channel points? Che a parte gli arara. Cosa potrei mettere di ambito che possa interessare? Dove cazzo sto andando? No, ho seguito il punto sbagliato. Vabbè, vabbè, c'è un tesoro. Va niente, va niente. Nulla di più. Somebody else? Cazzo! Sali! Sali! Uno, due, ok. Poi cosa? Sinceramente non so così tante leve, non so predirti. Cosa puoi mettere i trigger? Ma che trigger, visto che di solito tutti quelli più ammibabili? Quelli più ambiti li uso già a gratis proprio, senza la legge. Oddio, non le voglio. Via. Oh, a voi cosa piacerebbe? Partiamo da questo posto. Terza. Allora, ora per curiosità, dove sono andata? Ok, io dovevo andare dove? Ah vabbè, sono andata un po' più. Potrei pensarci.
aspetta che... No, please, just ignore me, thank you. Seems a plant more than a treasure. No, wait, it's the corpse. Oh, fuck it. It's the corpse. What's this? Nothing. Consider subscribing! You can get these cute emotes. And you can become my subjects. It's not like I care anything. Non trovo il tesoro. Dove cavolo è? Eccolo lì. Ok, però prima torniamo. No, torna su. Tutta ben a te. È arrivato la Nintendo Switch, che bello. Io di recente sto giocando a Phoenix Wright sul 3DS. Ok, prova. Bella prova di fiato, Geralt. Bella prova di fiato. Alzala. Grazie, Franco. Perché io sono una regina. Quindi, vedete le cose che fa la regina. È ovvio. Dovete darmi tutte le funzioni. C'è ancora un botto di questa mappa da esplorare, ma ci riuscirò prima di continuare con la quest. La main quest.
Girl nurse, come here. Useless. Now let me see your treasure. There has been a Scoia'tael here, huh? So dove fu? Cosa sta? Skin di una divertente, perché ancora per essere una regina non ho i fondi per una nave, tutto qua. Però se ricevo più donazioni, tutto con una nave tutta mia. Questa era due passi. Ah, anche le sirene. No! Ah, wow! Geralt! Cazzo, non me lo sta attivando. No! O ci muoio. Non me lo attiva. Non mi attiva l'arma. Please use your weapon. No. It's not working. Non l'apre. È finita. Allora, provo ad allontanarmi se non muoio prima. Non mi attiva l'arma! Devo riavviare la partita! Che odio! Il mio compleanno il 19 dicembre. Quindi ancora ne deve passare. Provo ad allontanarmi. Saradin, but could only hope to beat him with the help of friends. The Wild Hunt could be defeated with exceptionally powerful magic, so Triss and Yen set out to reconvene the Lodge of Sorceresses. Ora, io ero rimasta che qua c'è un tesoro. Thank you.
la mia barca? Where is my boat? No! They destroyed it! Fuck you! Oh. Where can I find another one? Non è giusto. Dov'è essere? Ho ricaricato la partita. Sarà un po' da nuotare qua. Quindi raccontatemi della vostra giornata. Che sul serio ci sarà un po' da nuotare. Ciao Cappello Corvino, come stai? E ti fermi Geralt, va avanti. Qua che mi tocca fare. Ricordatevi fanciulli, potete considerare di abbonarvi e di ottenere le nuove emoji che ho inserito. Ehi, tutto a posto, mi è affondata la barca. Che piano ti vi consiglio? Ero interessato a quello. Io ti consiglio direttamente il... Scusa computer, scusa. Non volevo distruggere la tastiera, non lo fa. Io ti consiglierei direttamente la donazione più cara. E quale ti consiglierei? Qua se ti piacciono i disegni va bene anche quella che hai appena detto. Se invece vuoi solo gli audio va bene anche più bassa. Però sì, quella da 15 è già abbastanza. Vabbè, ma a sto punto, un attimo, una capatina qua, su. Merita tutti... Ma che caro. Grazie. Certo che sono affondato un botto di lana. Lavoro di fiato. Che cazzo è? Dai, where is it? Ah, però sto correndo. Schio. Cazzo! Eccolo dov'era, merda! Sto morendo. Cazzo, sto morendo. No, Geralt! Geralt! Cazzo! No! C'eri vicino! Oh. Ah, porca! Ah.
Allora. No, devo rifare tutto. Sì, devo rifare questo punto e tutta... Basta, non ce la faccio più. Crisandro, grazie per i beat e per il sound alert così appropriato, perché veramente io non ce la faccio più, che mi tocca nuotare, che mi tocca... Questa mappa... Io la odio, questa mappa! Ci sto mettendo il triplo del tempo per terminarla, perché tutti questi punti sono in acqua e i livelli d'acqua sono notoriamente più lenti, noiosi e brutti! Che palle! I can't get this anymore! I hate these water levels! I hate this all these treasures deep in the water! I hate all these creatures that make me die! We can do this. We can do this. Smettete di negare adesso. Questo è tutto interessante. Ma anche no, grazie. Ma anche no. Tu continua a respirare, che è meglio. Ok. Hai sperimentato anche essere Mushu. Il fine della vita. Io appena finisco il castello di Kafka, io inizio gli audiolibri. Anch'io ho un botto voglia di sapere cosa c'è dietro. Perché quel poco che so di cosa c'è dietro, lo so dalla serie TV. Il gioco sì, te lo devi prendere. Ormai ti vendono il primo, il secondo e il terzo tutto in un pacchetto e costa pochissimo. Da giocare. Ma The Witcher 3 è un capolavoro. Scusa. Scusami. No. Sorry. È bellissimo. Anche se io non ho provato molti open world. Bello il castello di Kafka, sì. Poi gli audiolibri danno una vitalità interessante. Sì. Kafka in generale. Bravo, è diminutivo. Il 3 c'è per Switch? Sì. Qui c'è. Non so se fosse una domanda, ma c'è. Ah certo, lì non so se te lo vendono a mo' di pacchetto, vero anche che la Nintendo, quando non è un gioco originale, tende a fare i saldi, gli sconti per i giochi non Nintendo. Sì, ma gli audiolibri sono interessantissimi, poi ti aiutano anche a capire come andrebbe letto però rispetto al metodo scolastico. Il processo è lettera Milena Toptai. Io purtroppo ho letto solo, ho ascoltato gli audiolibri della Metamorfosi e il castello, che è letteralmente solo l'ultimo capitolo, quindi ancora questi due no, anche se io so che gli unici completi sono appunto il processo, il castello e Metamorfosi. Gli altri so che sono tutti testi incompleti, quindi non so se iniziarli perché rosicherei tanto. Specialmente se devi guidare, sì, o se mi devo fare la doccia. Voglio starci per un po', sì. Assolutamente. Ma che bello, ho trovato degli audiofili come me. Ma in effetti se siete fan dell'ASMR dovete essere fan degli audiolibri, secondo me, perché vi piace. Ascolta. Ok, e si nuota. Appunto, non ci facciamo fregare. Da quell'altro. Audiolibri?
Ah, cazzo, non vedo niente. No, vabbè, ma sto coso è bugato. Ma io ci muoio. Oh, oh, there it is. Okay. Done. Ho trovato i libri che ho seguito sono quelli di Ali. Che c'è da ridere, è bello, no? Io non mi sarei mai recuperati i libri di Harry Potter senza gli audiolibri. Mai! Poi vabbè, non per sponsorizzare Audible, che tra l'altro è sempre Amazon, ma... cioè, Francesco Pannofino, il doppiatore di Hagrid, che mi legge i libri... No. Fun fact! Mai fatta la cosa della vasca da bagno con le candeline, eccetera. Mai fatta. Annegare, non sono annegata, tranquilla. È Amazon, ma mi tocca pagare una... Sì. Non capisco il perché. Anzi, forse sì, perché... In America Audible funziona in modo diverso. Qui lo fanno funzionare a mo' di Netflix, quindi un abbonamento e via. In America, invece... forse devi comprarli singolarmente gli audio. E poi anche in Italia li puoi comprare singolarmente. Per conto, senza usare Audible o Storytelling. Si possono comprare tipo 14 euro. Quanto un libro costa? Un audiolibro. Che sono molto utili per chi fa fatica a leggere. Quindi magari prende il libro, ascolta l'audiolibro e legge col libro. E... oppure per chi non ha leggere. Alla fine... rimanere concentrati, ovviamente gli audiolibri funzionano solo ed esclusivamente se si tratta di romanzo, se si tratta di narrativa saggistica, un po' meno già se si tratta di manuale di studio. No, gli audiolibri non sono gli ideali, ma non perché non sappiano intrattenere, perché ho ascoltato audiolibri fantastici, ma perché per l'appunto, quando si tratta di studio, tu devi prendere nota, tu devi concentrarti sul testo. Invece l'audiolibro ti aiuta proprio a distaccarti dal testo per sentire qualcosa. Non male dedicarsi al piacere. Ah, certo. L'arte della guerra l'ho letto soprattutto l'audiolibro e super... Sì, anche quella. Ma quello proprio manuale da tenere sul comodino. Poi ricordo proprio che in Germania li trovi spesso nelle librerie meglio degli autogrill. Ma cosa, gli audiolibri? Ma serio? Davvero? Oh, ricordate che potete considerare di abbonarvi, così lo dico. Entrerete nel mio regiregno completamente gratuitamente. Cioè, regiregno che ancora non esiste. E poi ci sono le emotes, che sono nuove, sono adorabili. Quando la prossima live SMR, non vedo l'ora. Quando ci avrò di recente sto andando molto a voglia con le live. E direi, vabbè, ma nei prossimi giorni sicuro ricomincio a fare la live SMR. Tranquillo, avrai i tuoi 5 minuti di Arara. Di riavere il Prime. Puoi dire avere il Prime? C'hai l'icona del Prime! Ti faceva tornare la voglia di farmi di nuovo l'abbonamento? Anche se ho appena comprato il libro di LOL. La rovina. Aiuto! Ah! Sono circondata! I'm surrounded! Fuck! I love this fact that I can kill them with just one bow if I'm under the water. Ok. Il nome della rosa e il signore delle neri sono i più amati. Ah, in questo momento la utilizzo per un altro. Oddio! Ma comprende? Fermi tu. Ma comprendemi che tu lo puoi fare con 5. Però vabbè, figura. Il nome della rosa e il signore del... Il nome della rosa, ho ascoltato l'audiolibro. Bellissimo. Il Signore degli Anelli non c'è su Audible. Ci sono rimasta di merda. Non c'è su Audible Il Signore degli Anelli. La stessa azienda che ha prodotto il prequel.
più boh. Mi sa che tu mi sei consigliato di leggermi il libro? Come solo un abbonamento? Ma... boh, io ero certa che fossero 5. Ma siete seri? Seri? Boh, boh, boh. Amazon mi sta cadendo. Voglio dire, prima c'aveva 3000 vantaggi Prime. Ora ha comunque dei vantaggi, però... la cosa che erano... io ricordo che erano 5. Ma forse, forse mi sono sbagliata. Davvero, ma io qua ci devo prendere dei cuori. Allora. Verissimo, vedi, mica vado a dare il mio Prime. Oh, amore! E vedi, io pensavo che invece magari tu... usassi il tuo Prime anche per altri streamer. Ma in buona fede lo pensavo. Quindi ancora più speciale. Ma che siete carini. Ma io vi adoro. Io vorrei spupazzare. Ai 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 ai. Please. Leave me alone. Leave me alone. I'm literally head patting my chat. Please. Let me be an adorable waifu. Allora, quanto manca? Ok, la prossima barchetta è qui. Quindi a sto punto arrivo qua, poi arrivo qua e mi faccio un po' di terra a sto punto. No, no. Ma io mi voglio sbarazzare di sto pezzo. Non ho fatto niente. Ho fatto solo un quarto di mappa. Ho ammazzato giusto un po' di mostri. Però guarda quanto level up ho fatto. Ma in che senso? Quello non è un genere di fumettistica? Cosa c'entrano gli audiolibri? Anzi, genere di fumettistica / animazione. E Geralt, di morire. Siamo ancora un po', perché se... qui ci ho tolto la Prime. Pausa dallo stato. Ma fai bene. Questi abbonamenti vanno fatti. È una cosa di cui sei sicura al 100%. E tu sai che qui su The Witch c'è un'easter egg che è praticamente la zona del mappa. Puoi sentire e vedere un Leviathan. Ti dirò allora off game, perché lo so che queste live, per quanto vedo che ci siano vari spettatori stasera, so che possono essere un po' noiose queste live in cui vado semplicemente in giro senza vedere queste, senza confrontare con la storia. Sono andata per conto mio, giusto per sbarazzarmi di alcuni punti. Sono andata oltre la mappa e mi diceva: la mappa del gioco qui finisce, da qui ci sono solo i draghi. È bellissima come citazione. Ok, via! They're so creepy and disgusting. Ah, no, please. I'm dying. I'm dying. No. Ma siete così awesome stasera, grazie. Via. Che cariche si è... no, cazzo! No! Il cadavere mi stava... No! Respira, prendi fiato, grande, torna giù. Ora. Ah, ma sono tutte stanno. Ah, questa sorpresa. Gratulamente avrebbe un'armatura. Oh, questo è un nuoto anche... sì! Sì, ce l'ha! Ti ricordo che è un mutante, quindi non mi stupirei se nella realtà riuscisse a... nice. Niente, sono sempre in...
devo esplorare pure l'altra. Porto aiuto. Hai proprio ragione. Posso giocarci. Altrimenti non guarderei più nella, non guarderei più niente del gioco, ma neanche la chat. Ok. No, io direi non la barca. Faccio questo arciclago. Poi che confusione. Va bene. Andiamo. I see a cave there. Ecco, si chiamano quelle cuscine enormi con sopra il wifi. E da chi... Allora, io penso sempre a Daki Kamura, ma so che non è quello il nome. C'ha qualche consonante in più, però ho capito di quali stai parlando. E no, non ne farei mai una, semplicemente perché nessuno la comprerebbe. Lo so che voi mi direste, ma un pensierino me lo farei. Poi in realtà nessuno le compra perché sono super costose. Meglio Gera del gioco o l'attore della serie? Gera del gioco. L'attore della serie è un fregno. Ma Gera del gioco è maturo. È maturo proprio di faccia, io preferisco. Invece quello della serie è un po' troppo giovane. Ne troviamo uno con Geralt. Sì, grazie. Oh. Uffu, nice. Nada. Ah, non do che di nini, certo, ok. Se avevi sbagliato solo di qualche lettera. Perché come si chiamano? Come si scrive, anzi. Fatemi lo... Erling. Puste Spie. Ora. Sì, sì, dite tutti così. Per esperienza del mio altro canale... Ogni volta che faccio dei gadget con sopra la mia faccia, non se lo caga nessuno. Daki Makura. Ok. No, perché. Perché non sono riuscita a vederlo in tempo. Che ora è passata. Oh. Avevo un altro canale, What the Sun. Artorius, ho un canale YouTube, sì. Di cui tra l'altro, ragazzi, mi raccomando, seguite il mio Twitter e il mio canale YouTube per i VOD. Ok? Mi raccomando, seguite il mio canale Twitter. Di... faccio live. E il mio canale YouTube per i VOD. Il canale YouTube, ragazzi. Non lo sapevate? Lo sapevo. E guardate nella sezione social. Sì, certo, YouTube, no, non altri canali Twitch, no. YouTube degli ASMR lo seguo, ma non hai merch. Sì che ce ne ho. Che dici? Sì, sì, ce li ho. Ho un canale su Teespring. Ah, ma è pubblicizzato in ogni video, penso. C'è la una sezione che appare sotto ogni video che dice ci sono le magliette di. Ho scoperto il tuo canale viola. Immagino. Fai che ce la fai. Yeah. ne hai trovato uno che era. Vabbè, io non compro nulla per una se. Perché non hai soldi. È il motivo.
più ovvio. Un attimo. La. Ci sono regole rigide. Ma a casa tua intendi o al lavoro? Al lavoro lo capisco anche, ma a casa tua. No, preferirei di no, abbi pazienza, però grazie. Come vivi sul posto di lavoro? Hai il negozio sotto casa? E comunque ne ho già cercato. Oh, non è vero. Ah, no, non ero di Geralt. Io suppongo, ovviamente. Teorie. Vuoi muovere che scappa il morto? Volo in elicottero per lavoro. Ah, non stavi scherzando? Cosa, cos'è che fai nella vita allora? Non ho capito. Se ti va di 10, se non ti va, lo capisco. Vattene. Ah. Wow, addirittura. Ecco, io dovrei giocare a Skyrim. Io dovrei giocare a Elder Scrolls. Giocare a giochi RPG. Tutto sorcio. Anche non te lo voglio dire, ma è più divertente se provi a indovinare. Sei un medico o infermiere? Ambito medicina. È l'unico motivo, assieme alla polizia o ai pompieri, per cui potrei pensare all'uso di un elicottero. E allora pompiere. Concimando il mare a fuori di cadaveri. Sì. Nemmeno pompieri e carabinieri. E allora sei figlio del papi che c'ha i soldi e te ne vai in giro con l'elicottero. Il tuo mestiere è l'influencer. Copriamo Cartoria, signore e signori, è un influencer con 1 milione di follower su Instagram perché è un TikToker ed è anche un modello strafigo. A questo punto perché non porti i Souls like? Perché io non so se mi hai vista giocare di recente, ma non sono proprio brava. Sono la prima ad ammetterlo. Sono una che gioca per divertirsi. I Souls like secondo me non sono fatti per essere divertenti in quel senso. Sono fatti per vendere l'anima alle bestemmie. Cazzo. Per sfogo, il problema è che io sono tipo che muore anche 100 volte in una partita. Non mi piacerebbe giocare così. Lo so che sono belli esteticamente, bella la loro. Soccorso alpino.
Tutti sul corso alpino. Magna, magna, Geralt, magna. Niente su. Ma l'elicottero lo usi spesso? Dai, dillo che sei un'influenza. Pilota di elicotteri. Sei un... Giustamente, perché non ci abbiamo pensato prima? Sei un pilota di elicotteri? Spesso no, ma nel mio lavoro è previsto. Ma guidi tu l'elicottero? Sei un pilota d'aereo? Sei un pilota in generale? Pure testa di elicottero. No, non sono un pilota, faccio il passeggero. Sei uno steward! Sei uno steward! No! Ho saltato questo punto. Dillo che sei uno steward, che non mi dai mai l'acqua gratis. Mamma, che io muoio di sete, manco il bicchiere d'acqua mi danno. Gli steward degli elicotteri. Non è uno steward? Ti ha detto che non è un carabiniere, vuol dire che non è un militare. Ma è un militare. Sei un militare. Sei un soldato. No, non sono steward, diciamo che siamo in volo insieme. Il boss. Che cazzo di lavoro fai? Aiuto! Sei una spia. Sei un agente di sicurezza. Sei un soldato. Sei 007. Sei l'influencer 007. Eh? Ding, risposta esatta, ma ne ho detto almeno 10. Cos'era il soldato? Sei un soldato? Che veramente ne ho dette 10. Wow! 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 Quindi c'hai l'uniforme! Wow! Wow! Un applauso! Wow! Abbiamo un soldato in chat! Madonna! Ma te gli Arara li faccio gratis! Complimenti! E dico complimenti perché per diventare soldati bisogna essere bravi, cioè non è che accettano tutti, quindi complimenti davvero. Come on, come closer. Ovviamente io sono superiore, qualsiasi cosa. Anche se sei soldato rimarrai a me. Allora. Altro c'è? Oltre che essere bravi, detto in francese, ci vogliono... Sì, sì, in effetti sì. La voce di Geralt effettivamente è sexy. Sì, l'hanno resa sexy in qualsiasi versione. Che poi diciamocelo, Geralt nei libri è inquietante. Aspetto. È molto più inquieto. Qui l'hanno abbellito e hanno fatto bene. Mamma mia. Ecco perché ogni volta vieni tardino alle live. Io pensavo, vabbè, sarà un medico e quindi c'ha dei turni massacranti. Invece no. Un soldatino di piombo. Allora.
Comunque, se adesso te ne esce, dici che non era vero e che sei solo uno steward, l'applauso te lo meriti lo stesso. E poi un ceffone per... No! 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 È affondata la mia barca! Che cazzo! No! Questo perché ho offeso un soldato, sicuro. A volte ho attività e solitamente la sera ho il contrappello. Cos'è il contrappello? Ma su sera non ho idea. Ui! Instant karma perché ho offeso un miliziante. Ho perso la barca. No, ora dovrò nuotare. Mi sono fatto un culo così per prendere la barca. Vedi un po'. Devo stare zitta. Che poi mi succedono cose più. Cazzo. No. Sicuro è lì dentro, ma se provo a entrare muoio. Ragazzi, non tartassatelo, eh. Magari in realtà non ne ha voglia ed è solo gentile, eh. Anche questo. Non ha voglia di parlarne. Ci prego, nuoto, carico di saldi. Tu muori. Mangia. Ci arrivo, sicuro è lì sotto. Ok, no, non può entrare. C'è dall'altro lato. Oh, aiuto. Allora in bocca al lupo per il conco. No! Aiuto! No! Cazzo! No! Sì! Meno male che ti ho fatto mangiare. Capisci che siamo sullo stesso volpe? Probabilmente stai andando nel posto sbagliato? Intanto devi riconoscermi. Prima riconosci e io devo riconoscere te. Poi da lì potrò dire: merda, potevo farci una live e fare tanti iscritti. Invece no. Allora, sicuro si trova qua. Si trova qua. Entro. Sarà molto più facile riconoscerti perché almeno conosce la tua voce. Oh, eccolo lì! Allora, vero che molti potrebbero riconoscermi per la voce, ma dall'altra subì una voce che si conosce. Marasma della vita quotidiana, specialmente tra le belle ragazze. Io non so se mi riconoscerai. Non morire, Geralt, grazie. Ma ti faccio arrivare giusto a terraferma e poi chiudo.
Colonnello, io sono regina. Io sono attore. E riconoscere una... anche sotto 300 filtri a... Abbiamo pure l'attore qua, eh? Abbiamo pure l'attore, hai capito? E io fingerei un accento marcato di un'altra regione. Poi vediamo. Poi vediamo. Tutti bravi, tutti bravi. Show me what... Non sono così unica. Vedo un'altra barchetta. Non credo che si possa muovere. Però ci deve spettacolo medievale. Serve qualcosa? Hai fatto l'arpa per caso? Ok. Bene, Geralt. Anche se modifichi il cielo della cadenza, la timbrica rimane la stessa. Non se non metto timbro. Io parlo così. Io parlo così. Dicono. Il timbro ce lo sto mettendo io col diaframma. Poi per carità, potrei parlare un po' più di testa. Potrei completamente fingere con un'altra voce. Oppure farlo in falsetto. Vabbè, lì già sì. Sarebbe più falso. È una giostra che va, questa vita che gira insieme a Geralt, che non si ferma mai, e ogni vita lo sa che verrà ammazzata da lui, con la lama d'argento da Witcher. Boom. Dopo facevo l'ar del gruppo, il tiro con l'arco nel mio paese, ogni tanto preparavo gli spettacoli, intanto gli scherzi. Madò, che figata. Ecco, ho perso alcuni. Bene, le voci avone sono molto più riconoscibili. Beh, però forte spletta mi mancava, funziona anche sugli umani? Più o meno conosciamo come si è fatta da Ista. Praticamente il 90% delle ragazze italiane sono fatte così. Ma va bene. Quindi c'è un coso. Io non ho fatto niente, sono meno interessante di voi. Io sono unica, non ci casco. Ok. Ehi! Loro come si buttano in acqua. Vabbè, tanto devo nuotare comunque. Ai boh. Va bene, fanciulli. No, non posso finirla, vero? No, non posso, perché risulta in combattimento. Tu sei laureata, fino ad ora sei più realizzata di me. Almeno parlo per me. Senti, non ne parliamo, guarda. Cosa sei laureata in lingue e letterature comparate? Parlo l'inglese e lo spagnolo. Ah, ma il problema di lingue. Il problema di lingue è che è estremamente settoriale. Praticamente,
Beh, che è colpa mia che ho fatto questa rabbia. Però le uniche cose che puoi fare con lingue è diventare insegnante, e io odio assoluto, non lo voglio diventare. Impegnarti nella traduzione, e io sono sempre stata uno schifo a tradurre in qualsiasi lingua, quindi dal latino, dal greco, dall'inglese, dallo spagnolo, persino nelle parafrasi facevo cagare nelle traduzioni. O come tour operator, quindi guida turistica o in generale ambito turistico. Il problema è che lì non ti pagano niente, a quanto sarebbe già più carino. Per cui sono in questa fase della vita in cui mi dico: ok, mi sono laureata, che cazzo faccio adesso? Ecco, le live. Le live. Avendo una madre insegnante posso sicurare che una vita è estrema. E lo so, lo so. Loina, all'esercito ci servono sempre gli interpreti? Ma l'inglese vi serve? Non credo vi serva l'inglese. Cioè, ormai... Tra l'altro ho studiato pure due lingue, che... Insomma... L'inglese lo sanno tutti ormai, quindi che cazzo è servita la mia laurea in questo? Che l'inglese lo sanno tutti. Lo spagnolo già può essere utile. Però che vi serve lo spagnolo, anche in questo caso? Ah, giusto, se ti lauri in lingue puoi diventare anche interprete. Però appunto, con l'inglese, sapendo solo l'inglese, sono anche lo spagnolo, ma sapendo l'inglese forse un po' in lingua. Non credo che ci sia al mondo qualcuno che abbia davvero bisogno di un interprete di inglese. Ormai. Join. Mamma mia, taglia militare nell'esercito italiano, signori. Immaginate. Puoi salire. Sali! Cota! Cioè, sali! Cioè... Queste isolette... E più o meno, con la qualità di cui parlano quelle lingue, sono pochi quelli che hanno una conoscenza ampia. È vero, però pur di risparmiare la gente evita di pagare interpreti. Spagnolo lo parlano in circa tre quarti del globo. Sì, però non voglio neanche uscire dall'Italia, perché io voglio... Quindi magari, sapete cosa sarebbe bello? Se diventassi una adattatrice per la TV, per il mondo del doppiaggio. Già quello sarebbe... Tant'è che io stimo gli adattatori che adattano opere di altre lingue al di fuori. Quindi anche lo spagnolo, oppure di prodotti tipo prodotti tedeschi o turchi. Tu quindi devi trovare quella persona che sa l'italiano e sa il turco. È impressionante. Cannarsi è da stimare a modo suo. È da apprezzare il suo tentativo. Vabbè che i suoi adattamenti non sono adattamenti, ma traduzione letterale, che è una cosa ben diversa. Che ha visto Joe Pizzi, non saprà. Che faccio lingue quando mi sento certe traduzioni che appunto sono traduzioni ma non sono adatte, però è da apprezzare il suo. Peccato che a volte le frasi che vengono tradotte, l'esperienza di anime doppiato da Talia, lo guardo. Narsi ha adattato praticamente tutti i film dello sì, eh sì. E io ho ancora il DVD della Città Incantata, quello dove non c'era il suo doppiaggio. È molto ambiguo, è vero. Perché lui vuole trasmettere quello che è il vero parlato giapponese, che è diversissimo da quello occidentale, ma così come... Solo che il giapponese è molto, molto, molto... Cioè loro si danno del voi, ci rendiamo conto? Non si danno del tu. Anche l'inglese, se ci pensate, loro si danno del voi costante.
You e significa si andrebbe tradotto come voi. Esisteva il Thou per indicare il tu, ma è sparito, non c'è più nella lingua. È medievale il Thou. Ora c'è il You, che per carità non lo intendono davvero come voi. Ah, you son of a bitch, ah, voi figli di put... No, lo intendono davvero in quel senso regale. Tant'è che negli adattamenti non lo traduciamo. Ah, voi per ogni cosa, no? Stesso discorso deve valere per il giapponese, perché se vogliamo fare così per ogni lingua, ragazzi, non ci capiamo più un cazzo. Non ci capiamo davvero più un cazzo se la traduzione è completamente originale. Ma non è una traduzione malaccia, quella infelice della principessa Mono. Non è abbastanza voi come l'avreste tradotto, francamente? Signore delle bestie? È una divinità, è anche un... Ragazzi, è stata una bellissima live. Abbiamo scoperto cose, non nel gioco ma nella chat. Io vado. Considerate di abbonarvi, mi raccomando, o di farmi regalini con Tron Gift. E grazie ancora per essere meravigliosi, corretti, sempre. Ci vediamo alla prossima. Ciao!